Amici del basket, buonasera, benvenuti su Rete 55 per la nuova puntata, una nuova gara del Celsanus su Robert Fidas Varese in casa, la settima di ritorno, la 22esima del campionato di Serie B 2015-2016, che vede questa sera la Robur impegnata nel derby contro San Giorgio Sulignano, derby inedito dato che si gioca di mercoledì, turno infrasettimanale su un campionato che finisce il 23 aprile, ci sarebbe anche da ridire. E per questo chiedo subito un commento alla nostra spalla tecnica di questa sera, preparatore atletico della Robur, Andrea Fontanella. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i telespettatori di Rete 55. Sì, siamo qui per questo turno infrasettimanale, è sicuramente una partita delicata, importante per entrambe le formazioni. La Robur per riuscire a trovare un po' di lancio per questa parte finale della stagione, San Giorgio invece per riuscire ad uscire dalla zona, diciamo, che scotta un po' di più, quella play-out che al momento la vede protagonista, ecco. Quindi una partita importantissima per tutte e due le formazioni, vediamo Robur si schiera con Castelletta, Bolzonella, Sabbadini, Moalli e Rovera, mentre la San Giorgio con Tassinari, Vitali, Priuli, Deruvo e non vedo l'ultimo Rossi, numero 3. Partiti, prima palla per la San Giorgio, subito aggressiva con Tassinari che sicuramente è protagonista finora di questa splendida stagione per lui, veramente medie molto molto alte. Vitali prova il tiro da 3 che non va a segno, Bolzonella con un rimbalzo rubato molto molto importante, Rovera subito servito da Bolzonella per il tiro da 2 che mette a segno. Tassinari porta palla marcato da Moalli che dovrà essere aggressivo questa sera in difesa per riuscire a limitare il talento del numero 0 di Legnano. Vitali in possesso palla, passa sul blocco di Priuli, esce per Deruvo. Deruvo 1 contro 1 con Sabadini, molto ben raddoppiato da Castelletta. Buona difesa di Rovera su Priuli che fa valere la sua esperienza, ma la tabella lo tradisce. Moalli rimbalzo e si torna dall'altra parte del campo. Ancora palla per Rovera che cerca un compagno, sale Bolzonella dal blocco, cercherà il blocco di Castelletta, eccolo che arriva, prova 1 contro 1, fuori per Moalli che punta Tassinari, infrazione di passi per lui che si schianta su una buona difesa di Tassinari. Sei partito alla grandissima, Andrea, se vuoi farla te la telecronaca, dai, io mi relego a commentatore tecnico, una serata di riposo andrebbe bene. Come dicevi tu, Andrea, mi riallaccio a quello che dicevi tu, sicuramente Tassinari e Priuli sono i due pericoli pubblici più importanti per quanto riguarda gli ospiti di stasera. Quasi 14 punti per Tassinari, più di 13 per Priuli, che aggiunge fra l'altro anche percentuali al tiro veramente molto elevate. E d'altronde l'assenza dell'uomo storico di Legnano, ossia Benzoni, che quest'anno ha giocato solo 6 partite, hanno portato appunto i due appena citati, Tassinari e Priuli, ad aumentare il loro apporto, il loro contributo, specie offensivo. Moalli ora che controlla il pallone cerca sotto di liberarsi, Sabadini riapre invece per Bolzonella, gioco a 2 con Castelletta, tiro dalla media, il suo lo sbaglia, Vitali ne ha acquisto da parte della San Giorgese, arrivato da 5 partite, cerca sotto Priuli che avrebbe un mix match contro Rovera che infatti fatica a tenerlo e va a commettere fallo, quindi rimessa da fondo in favore della San Giorgio. Partita cominciata con ritmi non molto alti, siamo solo 2-0, solo un canestro realizzato fino ad ora. Tassinari, arresto e tiro corto, controlla molto bene il rimbalzo Bolzonella, autore di 20 punti, quella che è stata la vittoria di Varese sul campo di Desio domenica scorsa. San Giorgio che seppur in grave crisi, in una posizione di classifica abbastanza pericolante, potremmo così dire, viene da una vittoria a Sebino, 65-85. Rovera dunque si carica della rimessa dopo l'ennesima palla persa da parte di San Giorgio, vediamo cosa la Robur posterà in questo momento. Moalli per Bolzonella, sempre bravo, abile nel gioco senza palla, 1-2 che abbiamo già visto e rivisto in questi inizio di campionato. Bolzonella ancora, cerca e trova Sabatini che subisce il fallo da parte di Deruvo sul tiro da 3 punti.
insomma non è nuovo uscire dall'area dei tre punti. Sabatini la mano ogni tanto comunque che ce l'ha per mettere il canestro dalla lunga distanza. Togliamo pure ogni tanto, è un giocatore che sicuramente ha in una delle sue grandi qualità il tiro, sicuramente il tiro, è un esterno, possiamo chiamarlo atipico, scusate, un lungo atipico, nel senso che invece è un'ottima mano da fuori, sa prendersi dei buonissimi uno contro uno, è tornato quest'anno alla base dopo un'esperienza nel sud Italia e poi a Torino, ma sicuramente dopo un inizio un po' faticoso si sta dimostrando veramente un tassello importante per questa Robur. 2 su 2 per ora al tiro, 3 su 3, è una mano molto delicata, sicuramente anche lui questa sera sarà chiamato a fare la differenza come nelle ultime partite. Finora la chiave sicuramente difensiva anche della Robur, i rimbalzi dei piccoli, abbiamo visto Bolzonella attivissimo da questo punto di vista, è una buona difesa soprattutto in aiuto o in uscita dai blocchi, come vediamo adesso Castelletta su Vitali e Rovera su Priuli, per cui costringiamo ad un tiro forzato San Giorgio, poi un buonissimo rimbalzo di Filippo Rovera proprio a coronare quello discorso che facevo prima per quanto riguarda il rimbalzo in fase difensiva. Un buon gioco per quanto riguarda la fase offensiva, coronato da un ottimo Bolzonella con una buonissima penetrazione. Time out forzato chiesto da San Giorgio sul 6-0 dopo 3 minuti e 10 giocati. Ci troviamo sul 7-0 per la Robur. Sicuramente un inizio non magari esaltante dal punto di vista del ritmo, ma ottimo dal punto di vista realizzativo per quanto riguarda la Robur, 7-0, concedendo, come dicevi tu Andrea, veramente pochi rimbalzi, nonostante le medie siano avverse diciamo in questa sfida, dato che le medie stagionali dicono un leggero vantaggio 36-32 per San Giorgio. Ecco Andrea, noi volevamo chiederti più che altro, vista la settimana che attende la Robur, la trasferta precedente di Desio e quella che attenderà i ragazzi a Bergamo, inframmezzati dalla partita con San Giorgio questo mercoledì, ecco, come si sono preparati i ragazzi per affrontare questo mini Tour de Force? Cambia sicuramente quella che è la settimana tipo, abbiamo una settimana standard di lavoro con delle sedute di atletica, delle sedute ovviamente di pallacanestro, cambia un po' quella che è la settimana tipo, avendo 3 partite da giocare in 8 giorni diventa sicuramente importante quella che è la programmazione, abbiamo infatti un pochino cambiato gli impegni settimanali, lavorando un po' di più ovviamente sulla parte cestistica e lasciando dei leggerissimi lavori di atletica un po' quello che è invece il lavoro più fisico, ecco, quindi questo diciamo è stata l'idea che io e Davide Ferrioli, l'altro preparatore atletico, abbiamo portato avanti con coach Passera per prepararci a questo back to back, chiamiamolo così, un po' per questa settimana di febbraio abbastanza intensa. Settimana che, come avevamo detto, si concluderà con la difficile trasferta di Bergamo per gli uomini di Passera. Bergamo attuale terza forza del campionato. Ma intanto c'è da battere la NGT di San Giorgio in questo derby, come sempre sentitissimo, anche se in versione infrasettimanale. 9-0, intanto continua l'agonia per quanto riguarda la San Giorgio, che deve ancora trovare il primo canestro della serata. Ci prova ora Priuli da sotto canestro, si libera di Castelletta usando anche quella che è una maggiore stazza fisica in fatto di chilogrammi. Bolzonella ora dialoga con Moalli, cerca uno spiraglio nel quale infilarsi, trova invece il passaggio per Bolzonella che prova a battere Rossi in penetrazione, cerca Sabatini sotto che viene abbattuto, se così possiamo dire, da Toso, ma guadagna una rimessa dal fondo. Cinque secondi solo per il tiro della Robur, vediamo Castelletta, cerca Bolzonella, gioco a due ancora con Castelletta, allo scadere dei 24, tira da buono, purtroppo non viene premiato dagli dei del basket. Tassinari parte in contropiede sorprendendo la difesa varesina, ma non concludendo, consentendo a Castelletta di controllare l'imbalzo. Martino Robera subito dall'altra parte del campo. Ancora per Castelletta, sempre in posizione alta, se così vogliamo dire. Moali cerca la penetrazione, trova Sabatini ancora nella posizione di prima. Il tiro questa volta esce.
ed è controllato da Vitali. Nonostante San Giorgio stia cercando di alzare i ritmi dopo il time out chiesto da Gandini, però l'ha comportato solo un canestro da campo, quello di Priuli. Priuli che adesso viene stoppato da Sabatini. Vitali però recupera il pallone vagante, ma lo manda sul ferro da tre punti, permettendo alla Robur di controllare la palla. Come dicevamo prima, il controllo dei ribazzi è assolutamente fondamentale, specie quelli difensivi, per poter ripartire velocemente e sorprendere la difesa ospite. Tassinari ora recupera il pallone, apre per Rossi, cerca e trova il contatto fisico e trova anche il fallo da parte di Federico Bozzonella, ma il canestro non viene dato da valido, forse perché non era considerato un'azione ancora chiusa, ancora un'azione di tiro. Gandini che corre ai ripari inserendo numero 11 Gorieri e il numero 10 Simone Nuklik. Tassinari, sempre lui a controllare le redini del gioco ospite. Priuli cerca dialogo ancora per Gorieri, buono resto il tiro e il canestro per la gioia dei tifosi ospiti presenti qui questa sera. Un campus, nonostante il turno infrasettimanale, il clima non proprio benevolo, che comunque è anche discretamente gremito. Comunque il derby è sempre derby, se si giochi di sabato o di mercoledì, il derby contro Legnano ha sempre il suo fascino, anche se purtroppo non assisteremo alla sfida storica, la sfida che solitamente propone questo derby, quella fra Benzoni e Matteucci. Il rimbalzo di Gorieri dopo il tiro sbagliato da parte di Moalli, con la Tassinari, sempre lui, Priuli cerca la penetrazione qui, fortunato anche a trovare Tassinari e riaprire per Gorieri che sbaglia, il rimbalzo da parte di Nuklik che subisce il fallo da parte di Moalli. Cambio intanto, l'abbiamo nominato prima, eccolo qui che fa il suo ingresso in campo i primi minuti in questa partita per capitano Matteucci, che prende il posto di Sabatini. Lunetta per Toso, altro cambio da parte di Robur, fa entrare in campo il numero 6 Marco Remonti e dà un po' di fiato a Martino Rovere. Sbaglia il primo Francesco Toso, guardia di 2 metri, 20 anni per lui. 1-2, accorcia seppur di poco le distanze la San Giorgio su Legnano, 9-5 adesso in favore dei padroni di casa. Bozzonella, palla in mano, si arresta dall'arco dei tre punti, Ferro gli dice di no. Tassinari controlla la palla, poi la perde, si calpesta i piedi, regalando così una nuova opportunità, un nuovo possesso offensivo per il gialloblu. Zanella, Castelletta, Moalli, Romo che tiene sempre la palla alta in posizione centrale. Qui Bozzonella con il suo infaticabile, interminabile movimento senza palla costringe Nuklik al fallo. Ce n'è ancora il bonus per nessuno dei due, dormita qui da parte della difesa ospite, che permette a Matteucci di mettere il primo canestro nel suo tabellino questa sera. 11-5 per la Robo. Tassinari prova a mettersi proprio, continua da tre punti, sbaglia il rimbalzo di Castelletta, bravissimo subito a ripartire, costretto però a fermarsi ad aspettare i propri compagni di squadra, invece come sempre attacca a maniera decisa il ferro e come sempre ha ragione lui. Canestro. Tassinari ora prova ad andare via e cade su un contatto tra i piedi con Bozzonella. Quarto fallo di squadra però Robo, quindi bonus ancora non raggiunto, il secondo però per Bozzonella, questo dato che
consiglia a Passera di far uscire il miglior realizzatore della squadra, a far entrare in campo il numero 12 Matteo Maruca. Ramonti in pressing su Guerrieri, prova il tiro e lo mette a segno, 3-17. NSC che dopo il timeout di Gandini ha sicuramente trovato un po' più di ritmo in fatto di soluzioni offensive, mentre difesa fatica a tenere le incursioni dei piccoli, soprattutto giallo-blu. Castelletta ora riceve, riapre per Maruca, bravissimo ad andare dentro, quasi trova il gioco da tre punti, non trova canestro ma trova il fallo da parte di Nuklić e i due tiri liberi. Teben Luca sicuramente pedina importantissima delle rotazioni di coach Franco Passera. Due su due per la guardia classe 1997, che qui va in pressing e costringe Vitali a perdere un pallone importante sulla linea del metà campo. Altro possesso in favore della Robur. Insomma, Andrea, San Giorgio che sta facendo sicuramente fatica in attacco, merito anche della difesa molto attenta della Robur. Sì, sicuramente sì, buonissima la difesa di Varese, un po' di confusione per il portatore di palla di Legnano, importantissima tripla di Maruca che mette a più 11 Varese a 1 minuto e 50 dalla fine del primo quarto. Dicevo, sicuramente le maglie difensive della Robur fanno un discreto lavoro, un po' di confusione per i piccoli di Legnano che a questo momento anche Tassinari sta facendo un po' fatica nel portare su palla. Direi che la chiave di lettura potrebbe essere quella delle spaziature davanti. Abbiamo visto un buonissimo Bolzonella e un buonissimo gioco di Matteucci su una rimessa proprio frutto di buonissime spaziature prese e sfruttate per andare a canestro. Legnano in questo momento sta facendo un pochino più fatica a trovare questo tipo di gioco di fronte. Adesso vedremo un attimo nel proseguo della partita come reagiranno giallo-arancio, i blu-arancio di San Giorgio, scusate. San Giorgio che non ne approfitta anche dei viaggi di lunetta, uno su due per Guerrieri adesso, che porta a 8 le realizzazioni per gli ospiti. Matteucci cerca dialogo con Moalli, Castelletta, palla separata, Moalli cerca di andare dentro, solo 5 secondi per il tiro, se ne incarica Castelletta, sfortunato, Remoti bravissimo nella palla vagante, permette un rimbalzo offensivo fondamentale quando manca un minuto alla fine del primo quarto. Moalli cerca ancora Castelletta sotto canestro, bravissimo a prendere posizione a 2 metri dal canestro, virata contro Scurati, va ad appoggiare dolcemente al tabellone, più 12 per la Robur. Qui viene fischiato a fallo, chiamo Ale sulla penetrazione di Tassinari. Tassinari che, come diceva Andrea prima, non sta fornendo una grandissima prestazione per adesso, speriamo anche che per la Robur che non continui a farlo. Ingresso in campo intanto nelle file varesine per Marco Sant'Ambrogio, che prende il posto appunto di Moalli, anche lui a quota due falli, quindi riposo più che altro precauzionale. Per il play classe 1997 della Cessanos, altro 1 su 2 per San Giorgio, questa volta opera di Tassinari. San Giorgio in versione Sant'Ambrogio, scusate, adesso portare su palla in versione playmaker per questi ultimi 40 secondi di primo quarto. Lenotti, anche lui che ha preso il campo posto di Castelletta. Matteucci si ritrova la palla tra le mani, libero da tre punti, Ferro gli dice di no sulla palla vacante, l'ultimo tocco è di Remonti, 36 secondi, quindi Sant'Ambrogio non avrà tutto il tempo a disposizione per portare a termine il primo quarto. Palla come sempre nelle mani di Tassinari, marcato da Sant'Ambrogio.
cercano aiuto, lo trova in Vitale che deve prendere palla, 8 metri dal canestro, si arresta e tira da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Lenotti, bravissimo anche poi a subire il fallo da parte di Scurati e a guadagnarsi un viaggio in lunetta. Percentuali che non premiano Lenotti, ma che sicuramente possono essere un buon modo per aumentare ancora il vantaggio, che in questo momento è di 10 lunghezze per Varese, diventano 11 col primo tiro libero realizzato da Fabio Lenotti. 2 su 2, molto bene, siamo contenti che Fabio ci abbia smentito questo 2 su 2 che porta più 12 la Rovere. Tassinari, ora questa sì che è l'ultima azione del primo quarto, vediamo cosa si inventa il play guardia di San Giorgio. Questo tiro deve trovare Gorrieri fuori, la palla non tocca neanche il ferro, poi carambola fra Lenotti e Matteucci, c'è una rimessa dal fondo, un secondo e 48 centesimi, sicuramente catch and shoot per la San Giorgio. Gorrieri all'ultimo secondo, il tabellone gli dice di no, 22 Robur, 10 San Giorgio al termine del primo quarto. Secondo quarto nel derby fra Robur e San Giorgio, primo quarto che ha visto la Robur andare prepotentemente in vantaggio, 22-10, 12 lunghezze di vantaggio, frutto di una difesa molto aggressiva che ha concesso ben poco a San Giorgio. Non ci sono cambi sostanziali nei quintetti di entrambe le compagini. Robur che riparte con San Giorgio ancora in versione playmaker, Lenotti pivot, Remonti, Matteucci e Maruca a completare il quintetto. Prima palla persa però nell'azione della Robur. Filippo Rossi ora con la palla in mano. Tassinari dunque spostato nel suo ruolo naturale di guardia, speriamo che non crei dei problemi qui alla difesa varesina, li crea Vitali qui andando dentro, giocando nel match contro Lenotti, costringendo al fallo il lungo varesino, solo il primo per la sua, della sua partita. Ancora Rossi, Vitale, sul quale c'è ancora Lenotti, cerca dentro Prioli, ma c'è un'altra palla persa, confusione, molta confusione in attacco per San Giorgio, innumerevoli le palle perse da parte degli ospiti. San Giorgio cerca di liberarsi dalla marcatura stretta di Rossi. Però Sant'Ambrogio, Matteucci bravo a farsi trovare libero, ancora più bravo a trovare Remonti libero dall'arco del 6,75, quella che è sicuramente la sua specialità, tripla frontale per Marco Remonti, 25-10, massimo vantaggio dunque per la Robo, chiamata ora a difendere Lenotti, un po' in difficoltà su Priuli che trova Vitali, ancora gioco a due e ancora purtroppo un altro fallo fischiato a Lenotti, attenzione perché già il secondo in poco più di un minuto fischiato al numero 22 giallo-blu, che infatti viene immediatamente richiamato in panchina da coach Passera, fa il suo rientro in campo Alessio Sabatini. Rimessa da fondo per San Giorgio, si ricarica Vitali, Rossi, Tassinari, però lui questa volta marcato da Sant'Ambrogio, altro ferro per quanto riguarda San Giorgio. Priuli poi cerca in tutti i modi di prendere il pallone, ma Matteucci è bravo ad opporsi con il corpo e a guadagnare la rimessa. Sant'Ambrogio, ancora Sabatini, cerca Maruca, porta il blocco Sabatini, vediamo se Maruca lo sfrutta, si va dentro, si appoggia col corpo su Priuli e poi il più classico dei pali per quanto riguarda cosa, Tassinari
qui brutta palla persa, infrazione di passi sull'arresto, altro pallone recuperato da parte della Robur. Sant'Ambrogio ancora a impostare il gioco, marcato da Rossi. Qui va a commettere il fallo sul play, sul numero 7. Sant'Ambrogio che fatica molto a tenere le incursioni da parte dei piccoli varesini, soprattutto i movimenti senza palla, come analizzavamo prima. Remonti. Ma Luca, bravo a liberarsi dalla marcatura di Tassinari. Ancora Sant'Ambrogio, sfrutta il blocco portato da Sabatini per un tiro da tre punti che purtroppo non va dentro. Il rimbalzo controllato da Tassinari, sul quale adesso si alterna Maruca. Attenzione, contatto molto pesante qui all'interno dell'area colorata fra Rossi e Sant'Ambrogio. L'arbitro sanziona il play varesino con un fallo e una rimessa dal fondo in favore di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio che ha qualcosa da ridire all'arbitro. Non abbiamo visto molto bene cosa sia successo, sicuramente il tonfo è stato pesante anche dal suono che si è sentito qui in tribuna. Fatto stacca la palla è ancora nelle mani di San Giorgio, specie in quelle di Tassinari, assoluto controllore del gioco di Sant'Ambrogio, che come sempre cerca un gioco molto dentro fuori fra lui e Priuli, autentico catalizzatore di palloni vicino all'area colorata. Sicuramente con la sua stazza fa è un buon gioco per lui. Vitali, ritmo della partita abbastanza frammentato in questo momento. Vitali trova Tassinari ancora sotto per Priuli. Bravissimo Giulio Castelletta questa volta a capire e ad anticipare il lungo, classe 86 di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio cerca l'uno contro uno contro Rossi, deve tornare fuori per Maruca, bravissimo a entrare in area e a subire il fallo da parte appunto di Priuli, primo fallo per lui in questa partita. Fascio ingresso in campo dato nelle file di San Giorgio Mattia De Rugo, quest'ala del 1994, autore di 14 punti nella vittoria d'andata 78-70 per San Giorgio. Sant'Ambrogio apre per Maruca, 5 secondi al tiro, ci prova Maruca, viene anche infastidito da Priuli, ha provato all'ultimo secondo a passare la palla a Castelletta, purtroppo ne nasce una palla persa. Nella palla torna dunque nelle mani di San Giorgio, ancora con il regista per eccellenza Tassinari. Vitali molto attivo nel movimento con e senza palla, trova proprio De Rugo in entrata. De Rossi fa saltare con una fitta sotto approccio, arresto e tiro corto ancora. Priuli bravissimo sotto canestro a lottare come un leone, guadagnare rimbalzo e trovare un potenziale gioco da tre punti. Andrea, ritmo che si è un po' allentato diciamo all'inizio di questo secondo quarto per quel che riguarda la Robo. Ma direi in generale per quanto riguarda la partita, un ritmo molto blando, spezzettato, frammentato, direi una Sangio per ora più sprecona in fase offensiva, la Robur che si tiene in piedi difensivamente davanti un paio di iniziative di Maruca che si sono infrante contro il muro della difesa, nessuno segna a parte questi due punti di Priuli, sì direi al momento una fase un po' di stallo, ecco. Buonissimo questo scarico di Sabadini su Bolzanella che però non concretizza. Sì, diciamo al momento c'è bisogno di una scossa da tutte e due le parti
In questo momento Legnano sembra rialzare la testa e chiama time out subito coach Passera per fermare questo momento di inerzia per la squadra di San Giorgio. Scossa, come dicevi tu, che prova a darla appunto al neoentrato De Ruvo con questa penetrazione sulla linea di fondo, che trova il 14° punto per San Giorgio, 25-14 in questo momento per la Robo. Passera chiama preventivamente time out per fermare appunto questa piccola piccolo blackout, diciamo, a livello offensivo. Solo 3 punti realizzati per la Robur in 3 minuti e mezzo di questo secondo quarto. Vediamo se il coach di Casciago riuscirà a dare nuove motivazioni, ma anche soprattutto a dare qualche dritta a livello tattico ai suoi giocatori. Sono sicuri che dal lato della sua esperienza avrà sicuramente visto quello che non va. E San Giorgio invece, come dicevamo, che fa soprattutto forza sul gioco play pivot, tassinari, Priuli. Abbiamo visto molti palloni sotto dentro l'area colorata per Priuli e un tassinari fuori dall'area, ben aiutato dall'energia, dal movimento, dall'instancabilità di Vitali. Qui palla persa purtroppo da parte della Robo, da Sant'Ambrogio, qui la palla è letteralmente sfuggita di mano, permettendo così a San Giorgio una nuova opportunità offensiva. Vitali va dentro, poi cerca lo scarico per De Ruvo, ma perde la maniglia. Bozzonelle, Sant'Ambrogio, Castelletta, cerca ancora Bozzonelle, va dentro contro Priuli, bravissimo qui a regare per Remonti, sul quale però Rossi è bravissimo a ritornare prendendoli fino da 3 punti. Remonti, qui la finta bellissima invirata sul piede perno, veramente gran bel movimento questo di Marco Remonti. Ancora Rossi, adesso sfrutta il blocco di Priuli su Bozzonelle. Priuli che poi è bravissimo ad andare a prendere ancora posizione a un metro da canestro, qui però il tiro è veramente fiacco in questo caso. Bozzonelle cerca i movimenti dei suoi compagni, trova smarcatura di Sant'Ambrogio. Castelletta ancora sotto canestro. Sabatini parte dall'arco dei 3 punti, va in penetrazione giocando contro De Ruvo che fisicamente non riesce a trattenerlo. 29-14 adesso per la Robur, più 15. Tassinari, Rossi, bravo a farsi trovare libero da 3 punti, sbaglia ancora una volta. San Giorgio, Bozzonelle cerca di spingere il contropiede, trova Remonti libero da 3 punti, palla troppo lunga questa, va a battere sul secondo ferro. Tassinari ancora per Vitali che si prende il tiro da 3 punti completamente libero, sbaglia. Bozzonelle controlla il rimbalzo e questa volta non alza il ritmo, cerca invece gioco ragionato che fino a questo momento ha sicuramente premiato la Robo. Sant'Ambrogio, Remonti contro Vitali, vediamo se sfrutta il blocco di Sabatini, bravissimo a passarci dietro. Attenzione però perché mancano solo 2 secondi al tiro e purtroppo non riesce Castelletta a chiudere l'azione entro i 24 secondi, tiro che comunque non sarebbe andato a buon fine. Un po' di confusione in questa azione per quanto riguarda la Robur. Rossi adesso, lui a portare avanti palla per San Giorgio. Priuli, Tassinari, cerca movimento di Vitali, lo trova Vitali contro Remonti. Priuli che vediamo va subito a prendere posizione sotto canestro, ma Vitali decide di fare tutto da solo mettendosi in proprio e fa bene perché trova il fallo di Castelletta, primo fallo per Giulio Castelletta, ma bonus raggiunto per la Rover e quindi San Giorgio che trova la possibilità di andare a lunetta adesso ad ogni fallo subito. Certo che se le statistiche sono quelle finora avute da parte di San Giorgio, questo aiuta più la Robur che gli ospiti.
2 su 2 per Vitali. Moali adesso, che ha preso il posto proprio di Marco Santambrogio, è ritornato sul campo anche Martino Rovere al posto di Remonti. Bozzonella, Moali, Sabadini, Moali gioca l'uno contro uno, poi invece preferisce aprire per Castelletta. La palla però va fuori, sul quale il tiro sul quale Bozzonella è bravissimo a catapultarsi, a prendere il rimbalzo offensivo e trasformarlo in due punti. 31-16 per la Robu, più 15. Ancora Priuli, ancora gioco, 1-2, dentro fuori. Questo Giorgio che sembra non offrire onestamente tante altre soluzioni offensive. Sabadini qui bravissimo a girarsi sul piede perno sfruttando il mismatch che lo vede contro Deruvo. Primo fallo qui per l'ala di San Giorgio che viene subito sostituita da Guerrieri, cioè ritorno in campo anche di Nuklic. Viaggio in luneta per Sabadini. Insomma, Andrea, dopo quel piccolo blackout che avevamo visto a inizio quarto, sembra che la Robola adesso abbia ritrovato il ritmo giusto. E adesso, infatti, massimo punteggio, il massimo vantaggio dice più 17. Sicuramente sì, ha chiuso le maglie dietro in difesa, dove sta sicuramente facendo la differenza e costringendo comunque San Giorgio a trovare delle soluzioni difficili o sprecare dei palloni difficili. Non sono entrati un paio di canestri di Vitali, in particolare di Tassinari, che potevano riportare comunque in corsa San Giorgio, per cui anche questo è un dato di fatto assolutamente. Robur in fase offensiva sicuramente sta facendo bene, poche cose ma ordinate, sta cercando di andare a trovare gli spazi liberi, andare a trovare i mismatch, come in questo caso Sabadini su Deruvo, che è andato a prendersi due tiri liberi molto importanti per questo più 17 a 3 minuti dalla fine del secondo quarto. Quindi sicuramente sono d'accordo con la tua lettura. Ritmo comunque diciamo discretamente basso finora, la fase difensiva è quella che sta un po' più facendo la differenza. Ritmo basso che però è sapientemente controllato da parte della Robo, che pian pianino, dopo appunto le piccolissime veramente difficoltà iniziali di questo secondo quarto, ha ripreso in mano le redini del gioco e ha aumentato il suo vantaggio fino al più 17 attuale, 33-16 contro una San Giorgio che onestamente finora, a parte un usato e abusato potremmo anche dire gioco dentro fuori fra Tassinari e Priuli, non ha offerto grandi soluzioni offensive, complici anche potremmo dire sicuramente l'assenza di Benzoni che ha giocato solo 6 partite in questo campionato, quindi un'assenza sicuramente pesante per quel che riguarda la LCT. Moali, dopo l'ennesimo rimbalzo difensivo della Robur, questo è sicuramente un fattore positivo che ha permesso alla Robur di partire molte volte in contropiede e impostare il proprio ritmo. Rovere ora si incarica della rimessa laterale, Castelletta, Bolzonella, c'è Martino Rovere, che c'è Filippo Rovere, scusate, che cerca palla sotto canestro, non lo vede Moali, Tassinari recupera il pallone, apre per Vitali, Priuli, ancora Tassinari, cerca Nuklic, marcato molto bene da Bolzonella, Priuli cerca ancora una volta di liberarsi, ma Castelletta ormai ha capito il gioco di Priuli ed è bravissimo a giocare in anticipo, a rubare un'altra volta il pallone a lungo di San Giorgio. Castelletta che adesso viene messo un po' a riposo da Passera, fa il suo ritorno in campo le notti. Fa
Paolo Duca è stato considerato antisportivo, Andrea, mi correggimi se sbaglio. Sì, in quanto azione lanciata a canestro, fischiata antisportivo, diciamo ci può stare come non ci può stare, un po' il solito fischio un po'... che bisogna leggere in maniera corretta. Adesso un buon 2 su 2 di Filippo Rovera. Vado a sottolineare la prestazione difensiva di Castelletta, che dietro sta veramente per il momento annullando Priuli, veramente giocando d'anticipo e cercando di negargli qualsiasi passaggio sotto possibile. Grandissimo rimbalzo in attacco di Lenotti. Tutti si stanno sacrificando in questi primi due quarti. Altra chiave importante finora, il sacrificio di tutti per andare ad aiutarsi, penso stia facendo una buona differenza. Passi fischiati a Bolzonella, non ho visto sinceramente, non sono riuscito a vedere se l'infrazione c'era. Ci fidiamo ovviamente dei due arbitri. Palla San Giorgio, 1.53 dalla fine, più 19 Robur, Tassinari palla in mano, marcato da Moalli. Finora non una gran serata neanche per lui, vediamo al momento poi sul tiro. Continua la sua striscia negativa, buonissimo rimbalzo difensivo di Sabbadini. Ecco, dietro grande attenzione anche ai rimbalzi difensivi, che veramente stanno vedendo protagonista una buonissima Robur Varese. Filippo Rovera, servito da Sabbadini, ritorna fuori la palla per il tiro da tre di Filippo, corto, forse un tocco, non visto. Tassinari in contropiede, riparte, uno contro uno ancora con Moalli. La palla è molto ferma per San Giorgio. Bolzonella fa bene ad andare a difendere così aggressivo, perché mette in difficoltà così il portatore di palla di San Giorgio. Nuklić prova ad appoggiarsi alla tabella, tiro non va, Lenotti non riesce a afferrare l'imbalzo che prende Scuratti. Nuklić dall'angolo, servito da Vitali, entra e esce, sputato dal ferro questo tiro. Sempre 16-35 per la Robur. Moalli porta palla, Sabbadini viene servito in punta, dentro per Lenotti, cioè gioca contro Scuratti ma commette infrazione di passi. Sul cubo del cambio Marucca, uscirà Bolzonella a un minuto dalla fine. Un cambio di gestione questo di coach Passera che approviamo. Sicuramente un po' di riposo anche per Federico Bolzonella, è quello che ci vuole. Vero che il punteggio e l'andazzo della partita è sicuramente favorevole alla Robur, ma già nel basket le cose cambiano in un amen, infatti Passera vede qualcosa che non gli quadra su questa difesa su Vitali, troppo libero, troppo facile la sua penetrazione questa. 35-18 per quanto riguarda il vantaggio per la Robur, sicuramente un vantaggio considerevole e facilmente amministrabile, frutto anche, come si diceva prima, appunto del controllo capillare dei rimbalzi difensivi che hanno portato la Robur più volte a trovarsi in posizione di vantaggio sul ribaltamento di fronte. Molto bene anche la difesa da parte della Robur, sicuramente 18 punti concessi in 19 minuti, quasi 20 potremmo dire, sono sicuramente un'ottima media, aiutanti anche dal fatto di una limitata gamma di soluzioni offensive da parte di San Giorgio, che appunto a parte il gioco dentro fuori fra Tassinari, che tra l'altro non è stato neanche molto pericoloso fino ad ora, e Priuli non ha offerto neanche, anzi ha portato la Robur a capire velocemente il gioco di San Giorgio. Infatti i risultati si sono visti con gli ultimi due recuperi da parte di Castelletta. Vediamo adesso che cosa ha disegnato Passera per quelli che sono gli ultimi 35 secondi del secondo quarto. Filippo Rovera trova l'uomo libero, Lenotti, Marucca, Matteucci vicino all'area, cerca di liberarsi della marcatura di Vitali, riceve palla ma viene raddoppiato, deve far uscire la palla per Marucca che parte da solo dalla linea di fondo, si arresta nell'area colorata, va a trovare il 37esimo punto per la Robur. Ottima veramente la giocata qui di Matteo Marucca, la stoppata, la cancellata totale da parte di Lenotti su Scuratti. Matteucci cerca la preghiera dalla sua area, quasi non è importante il tiro, ma sicuramente questo primo tempo della Robur è assolutamente convincente. 37-18,
nei primi 20 minuti. Linea alla pubblicità. Di nuovo collegati col campus di Varese per assistere al secondo tempo del derby, turno infrasettimanale fra Romulo Varese e LTC di San Giorgio Sulegnano. Primo tempo che ha visto i padroni di casa nettamente in controllo della partita, 37-18, il punteggio dunque un più 19 finora comodo, finora per il padrone di casa. Vediamo se in questo secondo tempo ci sarà ancora il controllo da parte della Censanus o il risveglio da parte degli ospiti, ospiti che sicuramente sono chiamati a una vittoria per rimettere un po' ordine nella sua classifica, che in questo momento rivede al terz'ultimo posto in compagnia di Scandicci a quota 12 punti. Romulo invece tranquillamente in posizione di metà classifica con 18 punti, a più 2 su Padova. Una posizione relativamente tranquilla per quanto riguarda la zona salvezza. Una vittoria stasera sicuramente metterebbe ancora più a proprio agio i ragazzi del coach Passa, specie in vista della prossima trasferta che li vedrà impegnati in un campo difficilissimo di Bergamo. Secondo tempo che si apre con il canestro da parte di San Giorgio. San Giorgio che adesso va a commettere il fallo con il proprio numero 3 Rossi Filippo su Bozzarella. Rimessa laterale, se ne carica Filippo Rovere, trova Castelletta, Bozzarella ancora marcato da Rossi, sfrutta il blocco, il braccio un po' alto di Castelletta, non se ne accorge l'arbitro. Moalli e apre ancora per Sabatini, 4 secondi a tiro. Sabatini bravissimo ad andare dentro a battere Priuli, però commettendo infrazione di passi, palla persa dunque per il lungo numero 20, lungo di 2,3 metri, classe 1993. La palla ritorna nelle mani di San Giorgio, quindi di Filippo Rossi che trova De Rubo, bravo a partire per l'attenzione, a trovare Priuli sotto canestro che non trova i due punti ma trova il fallo, sanzionato proprio a Sabatini, e fallo sul tiro, quindi viaggio in lunetta per Priuli. Andrea, ecco, in questo secondo tempo quali sono le direttive per la Robo? Cosa la Robo deve fare e cosa non deve fare? Secondo me te le dico, quelle che ha detto Franco non te le dirò mai. Certo, le tue, vai tranquillo. No, a parte gli scherzi, ma sicuramente arginare Tassinari come è stato fatto nella prima frazione e Priuli nel gioco in area, avranno sicuramente una voglia di riscatto come già hanno dimostrato dopo un primo quarto e un secondo quarto sottotono, per cui direi sempre difensivamente continuare su quella strada lì, davanti trovare semplicità nelle giocate e cercare buoni tiri tutto sommato. Buon tiro trovato questa volta da Sabatini, purtroppo del basket non lo premiano. Vitale ora a riaprire ancora per Tassinari, passaggio dietro la schiena, finezza tecnica questa per il numero 0 di San Giorgio, finora per fortuna sotto le sue medie stagionali. Bozzonella per Sabatini, ancora Moalli, cerca sotto Filippo Rovere, tocca l'uno contro uno, spalla canestro contro Vitali, lo batte ma il tiro che esce dalle sue mani è troppo corto. Tassinari prova a mettersi in proprio, insomma questo tiro denota la grande difficoltà stasera di San Giorgio nel trovare la via di canestro. Palla che rimbalza più volte sul ferro e viene veramente sputata fuori, sintomo questo di una serata non particolarmente fortunata per gli ospiti. Bozzonella, anche lui trova il ferro a dirgli di no, questo tiro dai 6,75. Vitali cerca di mettere ordine nella sua squadra, Tassinari, trova Vitali che nel frattempo c'è portato dall'altra parte del campo,
con la sua solita energia prova a battere Sabatini, velocità, Friuli bravissimo a seguire. Italia sbaglia proprio tiro, prende rimbalzo, sbaglia ancora una volta Moalli, riprovera qui raddoppiato fra Tassinari e Filippo Rossi con il numero 0 che va a commettere fallo secondo gli arbitri, regalando così un'altra rimessa laterale a favore della Robur. Robur che in questo momento alza un po' il quintetto facendo uscire Moalli e rimettendo in campo Marco Remonti. Ozzonella dunque che torna nel suo ruolo di guardia, ruolo che lo vede sicuramente un po' più propizio dal punto di vista, un po' più prolifico dal punto di vista realizzativo. Filippo Robora qui va dentro, c'è anche un fallo a nostro avviso non sanzionato a Rossi, fatto sta che il numero 8 Robora purtroppo perde pallone. In questo momento c'è un time out chiamato da Passera che non avrà visto qualcosa che non andava, prova a rimettere ordine con qualche direttiva. Andrea, tu che conosci sicuramente meglio le dinamiche, cosa ha visto secondo te in questo momento Passera che non andava bene? Ma un po' di difficoltà in attacco, sicuramente qualche problema nell'eseguire in maniera corretta e fluida i giochi offensivi che invece nella prima frazione sono usciti bene con semplicità, magari ha voluto parlarci su un attimo con i giocatori e richiarire un attimo tutte quelle che sono le idee, i concetti per riuscire a far male, ad essere efficaci in fronte offensivo. Fronte offensivo che vede la Robur ancora ferma a quota 37 nonostante siano passati già 3 minuti dall'inizio della terza frazione. Certo, San Giorgio non ne ha approfittato che ha segnato solo 4 punti in questo terzo quarto, ma tanto basta. Coach Passer per richiamare l'attenzione ai suoi, rimettere un po' di ordine nelle idee dei gialloblu, chiamati ora a difendere l'attacco degli ospiti. Tassinari, De Ruvo come sempre palla sotto per Piuli, questa volta Castellietta non riesce ad anticiparlo, viene fischiato un fallo a Remonti. Tassinari trova Vitali, marcato da Remonti, sfrutta il blocco di Priuli, non riesce a trovarlo sotto, complice anche l'ottima difesa da parte di Remonti. Tassinari si mette in proprio, ancora una volta il ferro degli di no. Remonti controlla in basso, affida la palla a Bozzanella che qui un po' in difficoltà sul pressing di Rossi, bravo comunque numero 5 gialloblu a mantenere il controllo del pallone. Castelletta cerca qualcuno dopo aver bloccato il palleggio e questo troppo errore da parte del lungo Varesino che commette infrazione di 5 secondi dopo aver fermato il palleggio. Palla persa dunque per la Robur che non riesce a sbloccarsi da quota 37 punti. Vitali chiamare il gioco offensivo per San Giorgio. Nuclic, Gorieri, ancora da Ruvo all'angolo marcato da Filippo Rovere. Gorieri cerca l'uno contro uno contro Sabatini, lo fa anche cadere per terra, ma ancora una volta fortunatamente per la Robur San Giorgio non riesce a trovare la via del canestro, veramente un'impresa che si sta rivelando molto ardua stasera per gli uomini di Gandini. Sabatini libero da 3 punti, posizione frontale per lui molto facile trovare la via del canestro, finalmente si sblocca, muove il tabellone la Robur che raggiunge quota 40. Corrieri, qui Filippo Robra bravissimo a non raddoppiare, parte a razzo in contropiede, subisce fallo da parte di Vitali. Ecco, questo andrà in
in lunetta, ottimo sicuramente la difesa di Filippo Rovere che non ha seguito blocco di Priuli, il solito blocco di Priuli, è stato bravo a chiudere la linea di passaggio, recuperare il pallone e partire in contropiede. E Robur che finalmente con il canestro di Sabatini sblocca quello che era una quota 37 ormai stabile da quasi 5 minuti all'inizio di questo terzo quarto. San Giorgio invece che continua a litigare con il canestro, non abbiamo purtroppo sotto mano le percentuali che sicuramente saranno molto basse riguardo gli ospiti, percentuali che comunque non sono molto alte anche a livello stagionale per gli uomini di Gandini, 43% da 2, 33% dall'arco e il 73% ai liberi, quindi squadra che sicuramente non ha del tiro il suo punto di forza, e in questa serata questo particolare sta venendo fuori in maniera prepotente. 22 punti realizzati in 25 minuti onestamente sono veramente pochi. Intanto viaggio in lunetta per Filippo Rovere. Durante i timeout i due allenatori non hanno apportato modifiche ai propri quintetti. Primo libero a canestro per Filippo. 2 su 2, numero 8 Varesino, 42-22 più 20 adesso, massimo vantaggio per la Robur. Ritmi che si sono abbassati in questo secondo tempo, ma la Robur è sempre brava comunque con il proprio piano partita, fatto di controllo dei rimbalzi e difesa aggressiva, a mantenere la LTC a debita distanza. CT che adesso usufruisce di una rimessa laterale, palla come sempre nelle mani di Tassinari, cerca il compagno libero, la palla sbatte sul piede di Remonti e carambola sul fondo, permettendo così a San Giorgio di mantenerne il possesso. Nucli, Trovo Gorieri, l'arco del tiro da tre punti, la palla non va dentro, ma comunque il tiro è arrivato a gioco fermo in quanto il numero 14 Priuli ha commesso fallo di sfondamento in intacco. Gandini vorrebbe cambiarlo, poi ci ripensa, torna a sedersi Filippo Rossi che si era già alzato dalla panchina per entrare in campo. Gandini che adesso colloca poco l'abito e alla fine decide per effettuare il cambio, esce Nuklic ed è draputo Filippo Rossi. Rovere trova Sabatini, passa subito la metà campo, bravo qui con una finta a ingannare De Ruvo, a costringere il fallo. De Ruvo che viene subito richiamato in panchina. Ritmo qui della gara un po' smorzata da queste decisioni arbitrarie, prima un po' di confusione sul cambio di San Giorgio, adesso il fallo di De Ruvo che manda in lunetta Sabatini, bravo a capitalizzare il primo tiro libero. Due su due per il lungo Varesino, 44-22 Robur. Tassinari prova a sorprendere Remonti che purtroppo non ferma la sua corsa in tempo, e Tassinari si sblocca andando a trovare il primo canestro da tre punti. Bozzonella, attenzione l'LCT che adesso schiera una difesa a zona, vediamo, difesa a zona che in questo campionato è stata una diga sulla quale più volte purtroppo la Robola è andata a sbattere. Porta subito il suo fronte con una palla persa qui recuperata da Tassinari che poi costringe al fallo Castelletta, secondo della partita per il lungo della Celsanus.
Vediamo se questa mossa tattica decisa da Coscandini può essere pericolosa per la Roburi. Abbiamo detto più volte purtroppo in questo campionato contro le difese a zona ha sempre fatto un po' di fatica. Intanto un po' di bagarre qui a centrocampo, comunque c'è un blocco poderoso, se così possiamo definirlo, da parte di Priuli su Remonti. Attenzione, mini break 5-0 qui da parte di San Giorgio. Questa difesa a zona, vediamo la Robur come l'attaccherà. Filippo Robra cerca di andare dentro, trova fuori Bozzonella, passo in partenza per il play numero 5 Baresino, passera che corre subito nei cambi per attaccare la zona, inserisce un tiratore come Matteucci e fa uscire Castelletta. Insomma Andrea, magari è ancora presto per parlarne, però insomma difesa zona e subito 5-0 San Giorgio. Sì, la partita prima della difesa zona è diventata sicuramente fisica, perché San Giorgio ha alzato il ritmo della difesa, sta facendo comunque sentire tutto il suo potenziale difensivo. Nel fronte sempre difensivo la zona è stata per ora una buona mossa. Vediamo come reagisce la Robur dopo questo break importante. Adesso un tiro di Sabadini che sbaglia, Matteucci a rimbalzo, non viene preso il rimbalzo. Adesso bisogna vedere un attimo come gestire appunto questa difesa a zona sicuramente pericolosa. Time out chiamato obbligatoriamente da coach Passera. Sant'Ambrogio sui blocchi, pronto ad entrare, perché è necessario un giocatore che sappia creare dal palleggio e sappia tirare bene sugli scarichi. Sicuramente la tua analisi è corretta, quello che bisogna fare per attaccare la zona, bisogna inserire i tiratori, ma soprattutto bisogna mantenere la calma. Ripetiamo infatti questo mini break di 7-0 portato con lo schieramento della difesa zona ha dato anche un po' di energia alla LTC San Giorgio, che ha recuperato un paio di palloni molto importanti e costruito la Robur a arrivare sul finire dei 24 secondi. Servono sicuramente più opzioni dall'arco per Varese, infatti l'inserimento adesso di Matteucci e Sant'Ambrogio per coach Passera, che prova a correre ai ripari e per fermare soprattutto quello che potrebbe essere anche una nuova motivazione, una nuova rampa di lancio per San Giorgio, che sembra aver preso ritmo. Soprattutto questa è una cosa da evitare da questo mini 7-0 con il quale si è portata a meno 15, 44-29, che adesso usufruisce di un viaggio in lunetta per Filippo Rossi, che realizza il primo. Sbaglia il secondo e sul rimbalzo c'è il fallo di Priuli su Matteucci. Terzo fallo per il lungo di San Giorgio, c'è sicuramente una brutta notizia per il coach ospite. Bonus raggiunto anche per quanto riguarda la San Giorgese, quindi tiri liberi da adesso fino alla fine del terzo quarto per la Robur. Sabadini non capitalizza però il primo. Realizza invece il secondo, 1-2, cambia adesso per San Giorgio, escono appunto Priuli gravato di tre falli e Nucli che rientrano in campo Scuratti e Vitali. Vitali che riceve subito il pallone caricato ad attraversare la propria metà campo. Vitali trova appunto nel tratto Scuratti, sospettissima se così possiamo dire infrazione di passi non sanzionata da parte degli arbitri. Sabatini, Bozzonella, bravo a trovare un pertugio vicino alla linea di fondo e a subire il fallo di Scuratti, guadagnandosi così viaggio lunetta anche in una difesa zona col bonus. È molto importante attaccare il ferro per guadagnare falli e guadagnare viaggio lunetta, specialmente in questo momento
in cui la Robur sta faticando a trovare la via del canestro, anche i tiri liberi possono rilevarsi sicuramente una risorsa fondamentale. Bolzanella mette il primo. Due su due, 47 a 30 in questo momento il vantaggio per la Robur, più 17. Stassinari sblocca ancora, ci arresta da tre punti, sbaglia stavolta, ci riprova dopo il recupero da parte di Gorrieri e questa volta la palla va dentro, canestro per il numero 0 di San Giorgio, che tenta di rimetterci in partita e di creare altre difficoltà con la difesa. Alza una Bozzonella, fa saltare Scurati, poi purtroppo sbaglia l'arresto il tiro. Tassinari trova Rossi, ma vince Varobu però a tornare velocemente in posizione difensiva. Attenzione perché Tassinari va via a Sant'Ambrogio, poi riapre per Gorrieri da tre punti, sbaglia Scurati, bravissimo a controllare il rimbalzo, sbaglia il tiro ma subisce il fallo da parte di Remonti. Non ha usufruito la maggiore stazza fisica Scurati, controlla Remonti, però è stato bravo a guadagnare il fallo da parte dell'ala piccola gialloblu e dunque viaggio in lunetta anche per lui. Cortissimo il primo tiro da parte di Scurati, questo centro di 2,2 metri, classe 1994, 0 su 2, mano non propriamente morbida per il lungo dell'alto milanese. Remonti, attenzione, prova a rifarsi colpendo da tre punti, servivano i tiratori e i tiratori ci sono nella rosa varesina. Remonti è sicuramente uno di questi, va a colpire. Attenzione, Tassinari va dentro un po' troppo facilmente, forse sicuramente ha delle qualità tecniche indiscutibili Tassinari, però insomma quando va dentro così facilmente c'è qualcosa da rivedere nell'assetto difensivo. Remonti, Sabadini dalla lunetta, prova a passare la palla in mezzo a una selva di gambe, non riesce, anzi va a commettere anche fallo tra l'altro durante la lotta per la recuperare la palla ormai persa, regalando così altri due tiri liberi a San Giorgio. Fallo è stato subito da Scurati, quindi è lui che andrà a incaricarsi questo viaggio in lunetta. Mette il primo. Due su due, questa volta per Scurati. Meno 13 adesso per San Giorgio. Pian pianino, in sordina, sta comunque riducendo il proprio svantaggio. Maruca, Matteucci, Sant'Ambrogio, il palleggio contro Tassinari, sfrutta il blocco di Castelletta. Trova Matteucci libero da tre punti. Spiace dirlo qui, ma c'è un air ball da parte di Matteucci, palla che non tocca neanche il ferro, tiro assolutamente sbagliato. Tassinari ora attacca il ferro come sempre, qui secondo me c'è infrazione di passi, infatti anche il secondo l'arbitro è così, c'è stato un piccolo scivolamento da parte del piede perno di Tassinari sull'arresto. Sant'Ambrogio ora predica un po' di calma per i suoi che hanno trovato qualche difficoltà ad attaccare la zona. Maruca contro Tassinari, lo batte in uno contro uno, va dentro, deve però scaricare fuori. Sant'Ambrogio da tre punti, palla che sbatte sul ferro, non trova nessuno dei giocatori varesini pronto a catapultarsi sul rimbalzo, va fuori, rimessa laterale, palla ancora in possesso di San Giorgio e come sempre nelle mani sapienti di Tassinari, adesso cerca di rallentare un po' il ritmo per impostare
l'azione offensiva. Maruca su di lui in pressing, non lo fa respirare, attenzione alla partenza di Tassinari che nel 1 contro 1 è sicuramente velocissimo, lo ha ampiamente dimostrato in tutto l'arco della partita. Rossi bravo qui ad andare fino all'area colorata e a segnare. Qui Sant'Ambrogio purtroppo costretto a prendere il tiro in mezzo a una serva di mani, palla che non tocca neanche il ferro. 50 a 39 il vantaggio per la Rovo alla fine del terzo quarto. Quarto, ultimo, decisivo periodo nella derby, settima partita del campionato di ritorno, 22esima del girone di Serie B. Ultimo quarto, San Giorgese che nel terzo si è fatta prepotentemente sotto dopo aver chiuso il primo tempo sotto di 19 lunghezze su 37 a 18. Ha sicuramente creato qualche difficoltà alla Roburu, concedendole solo 13 punti realizzati nel terzo periodo a fronte dei 21 messi a segno, che segna così l'attuale punteggio di 50-39 con il quale comincia l'ultima frazione del gioco. Robur che ha trovato qualche difficoltà ad attaccare la difesa a zona schierata da coach Gandini, e San Giorgio che finalmente possiamo dire per quanto riguarda gli ospiti si è sbloccata dal punto di vista realizzativo, segnando di più nel solo terzo quarto che in tutto il primo tempo. Vediamo ora quali sono state le disposizioni tattiche in partita da passera per portare a casa, per condurre in porto questa partita molto importante dal punto di vista della classifica, ma anche soprattutto dal punto di vista morale, anche se magari un po' in decadenza tra virgolette, se possiamo dire, non nelle posizioni di alta classifica come ci avevano abituato. È pur sempre il derby fra Robo Varese e San Giorgio su Legnano, le squadre sicuramente vogliono regalare una gioia ai propri tifosi, la Robo a quelli in casa e San Giorgio ai molti che hanno seguito la propria squadra in questa trasferta. Remonti bravissimo a sorprendere la retroguardia alto milanese ad andare a realizzare un comodo sottomano da due punti. Qui tiro di Guerrieri che ribalza su ferro ma catapulta fra le sue mani di nuovo per una nuova soluzione offensiva non concretizzata. San Giorgio riparte da Robur. Remonti libero da tre punti, va a colpire Marco Remonti, autentico mattatore. 5 punti in un minuto per l'ala piccola numero 6 giallo-blu. Insomma, Andrea, serviva una reazione, c'è stata, 5-0 in un minuto. Sì, fondamentale, ovviamente ad opera di un grandissimo Marco Remonti che prima con un canestro da due inventato ma veramente efficace, adesso un altro tiro da tre, anche questo un po' inventato, molto da lontano, che però è andato a segno, e veramente un 5-0 importantissimo perché poi riesce a ridare un po' l'equilibrio, la distanza di sicurezza, sì, diciamo già 11 punti era una buona distanza, ma con l'inerzia a San Giorgio, adesso invece l'inerzia torna in casa Robur, per cui buonissimo inizio di ultimo quarto, ci può stare un terzo quarto un po' sottotono, vediamo adesso il proseguo dell'ultima frazione di gioco. Time out dunque propedeutico chiesto da parte di coach Gandini, che ha rivisto un po' i fausti del primo quarto in cui la Robur aveva tranquillamente controllato il gioco, vantaggio che ricordiamo è stato anche di 22 punti, sicuramente come diceva Andrea prima 11 punti sono un vantaggio gestibile se così possiamo dire, ma insomma, calcolando anche che massimo è stato di 22, questo fa capire che San Giorgio si era fatta pericolosamente sotto. Vitali ora è caricato di battere la rimessa dal fondo, cerca un uomo libero, lo trova in nucleo chiuso molto bene da
da Matteucci, che lo costringe a un passaggio prontamente anticipato da parte di Castelletta, che poi ci butta dentro contro appunto Tassinari, costringendo al fallo. Fallo né sul tiro, quindi rimessa la palla che comunque rimane in possesso della Robur. Remoto trova Maruca, Castelletta, Matteucci, Remoti, Robur bravissima a far girare la palla da una parte all'altra del campo, qui Maruca bravissimo a trovare un pertugio, a infilarsi dentro ed andare a realizzare il canestro. Tassinari ancora velocissimo ad andare dentro, meno bravo a trovare la via del canestro. Remoti bravissimo qui ad andare in contropiede e a realizzare il suo settimo punto personale in questo quarto periodo. Tutti e sette i punti della Robur sono stati portati da Marco Remoti. 59-39 dunque, adesso ritorna a 20 in un amen il punteggio della Robur, vantaggio scusate della Robur. Andrea, sembra che l'intervallo fra terzo e quarto periodo abbia portato i suoi frutti. Sì, firmato Marco Remoti, ancora una volta, sicuramente un break decisivo che ci riporta a 20 lunghezze. Marco con delle giocate difensive prima di tutto e poi offensive si è fatto portavoce di questo break d'inizio quarto quarto che ci riporta a una buonissima distanza per poter proseguire serenamente in questa partita. Adesso contenere sempre in difesa, il San Giorgio è tornato a zona, quindi attenzione poi davanti con la calma a riuscire a portare la palla nei posti giusti, nei momenti giusti e poi difendere, assolutamente difendere. Difesa che fino a questo momento però dopo c'è sicuramente rivelata una chiave importante per controllare la gara. Qui viene colto in fragata Castelletta, fallo su Priuli, sempre comunque molto bravo a sfruttare la propria stazza fisica. È messa dal fondo per San Giorgio. Nucli contro Guerrieri, scusate, contro Matteucci, lo batte col pareggio, arresto e tiro. Bolzonella, Matteucci, Castelletta cerca la smarcatura del compagno, lo trova in Bolzonella, cerca il gioco a due proprio con il lungo numero 10, non lo trova, brava anche la difesa qui di San Giorgio a tenere un po' meno, a contenere le penetrazioni di Bolzonella che stanno sicuramente creando non pochi danni alla retroguardia blu arancio. Cambio adesso da parte di entrambe le compagini, entra Sabadini, scusate, esce Castelletta, altro cambio volante, entra anche Filippo Rovera al posto di Marco Remoti, dall'altra parte invece esce Priuli, è rientrato Scurati per San Giorgio. Vitali batte molto bene Sabatini, sfruttando la maggior velocità va ad appoggiare al tabellone. 43esimo punto per la LTC. Filippo Rovera, Matteucci, Romolo ancora che fa girare molto il pallone cercando di avvicinare gli uomini senza palla vicino al canestro. Ottimo il movimento in mezza virata da parte di Bolzonella che però non trova il canestro, freddo così a Sant'Ambrogio la possibilità di avvicinarsi ancora. C'è il fallo però da parte di Maruca su Filippo Rossi. Maruca, terzo fallo personale, quarto fallo di squadra. Attenzione perché da prossimo scatterebbe il bonus in favore di San Giorgio. Guerrieri perché sotto Scurati che ripassa per Guerrieri, libero di colpire da tre punti. 46 San Giorgio, 61 Robur.
quando mancano 6 minuti e 40 secondi al termine della gara. 6 minuti e 40 secondi lunghissimi. Matteucci prova Sabatini, ancora non si fida del proprio tiro, va invece dentro, prova il raddoppio di Rossi che va in tre scurati, portando così Sabatini a perdere palla commettendo infrazione di passi. Palla recuperata per San Giorgio, dunque chiamata a impostare un altro attacco. Vitali contro Sabatini, si muove Scurati. Gorieri, palla un po' ferma adesso, Vitali prova a mettersi proprio dell'uno contro uno contro Sabatini, deve invece riaprire la palla per Tassinari da tre punti, palla che dà a Soffello, qui c'è un fallo evidentissimo di Vitali, ha fatto letteralmente volare a terra Sabatini. Taglia fuori molto energico da parte di Vitali. Palla recuperata dunque da parte della Robur. Bozzonella. Palla che quando pesa, quando scotta, è sapientemente nelle sue mani. Filippo Rovere. Vediamo se qualcuno riesce a smarcarsi. Sabatini, Bozzonella ancora. Mancano 8 secondi alla fine dell'azione. Bravo Martino, bravo Bozzonella, scusate, a spezzare il raddoppio, a subire il fallo e dunque a regalare altri 14 secondi alla Robur per cercare di capitalizzare questo possesso offensivo. Castelletta sale come sempre. Martino Robra cerca un tiro, viene stoppato da Rossi, palla però che calabra nelle mani di Filippo Robra. Attenzione, mancano 3 secondi, Sabatini deve assolutamente tirare, lo fa e subisce il fallo qui da parte di Scurati. Palla fischiata anche un po' in ritardo da parte degli arbitri, fallo comunque evidente che permette ad Alessio Sabatini di andare in lunetta cercando di incrementare così il vantaggio giallo-blu. Questo momento è di 15 lunghezze, 61 a 46. Sbaglia il primo però Sabatini. Realizza il secondo. Tempo che scorre lentamente ma inesorabilmente, riducendo un po' le possibilità di San Giorgio di potersi riavvicinare, specie se San Giorgio continua a non trovare più la via del canestro come era successo nel primo tempo. Qui c'è stato l'errore al tiro da parte di Vitali, rimbalzo energico, rimbalzo voluto, rimbalzo conquistato da Matteo Rucca che poi subisce anche il fallo, dunque in virtù del bonus esaurito da parte di San Giorgio si guadagna il viaggio dalla lunetta. Segna primo Matteo. Due su due per il numero 12 giallo-blu. Vediamo adesso se San Giorgio riuscirà, una botta di orgoglio, a rimettersi sesto. Ci prova con Gorieri che trova la tripla. 5 minuti in questo momento al termine di questo derby, vantaggio che rimane sulle 15 lunghezze per la Robo. Luca cerca sotto Castelletta contro il rientrato Priuli, lo batte, buono il gancio di Castelletta che però non trova la retina. Con la Tassinari, uno contro uno con Moruna che non riesce a tenerlo, però è bravissimo a sporcargli il pallone, a fine a strapparglielo dalle mani. Filippo Rovere, altro possesso per Varese. Bozzonella, vediamo se chiama il blocco di Giulio Castelletta. Lo sfrutta portandosi dentro l'area colorata, riaprendo per Castelletta che riapre a sua volta per Sabatini da tre punti. Ferro che ancora una volta dice di no,
Gorieri adesso, ancora un arresto e tiro per il numero 11, San Giorgese, che mette la seconda tripla nell'arco di un minuto. Filippo cerca di mettersi proprio andando dentro l'area pitturata, scivola ma riesce all'ultimo ad aprire per Maruca, che subisce il fallo ancora dalla linea di carità. La guardia classe 97. Ferro e tabella nel primo. È sfortunato qui nel secondo. Teo Maruca, solo uno su due per lui. Gorieri cerca e trova Priuli, mismatch contro Maruca che viene costretto al fallo. Fischiato, sanzionato addirittura come antisportivo da parte dell'arbitro. Decisione un po', diciamo, strana, tra virgolette. Limitiamoci a dire strana. Sì, va bene strana. Va benissimo strana, poi dopo avranno visto loro delle cose giuste per cui fischiare questo tipo di fallo. Va bene così, non ci basiamo sulle decisioni arbitrali. Ci può stare, non ci può stare, ha visto qualcosa per cui può essere antisportivo, va bene. Torniamo a difendere, più 11, torniamo a difendere, non è assolutamente finita e teniamo due. Partita dunque che con le due triple di Gorieri, adesso le due delivery realizzate da Priuli, vede la San Giorgio portarsi pericolosamente di nuovo a meno 11. E qui viene fischiato un fallo in attacco proprio a Priuli. Attenzione, perché dovrebbe essere, no, il quarto per il lungo di San Giorgio, pedina fondamentale per gli equilibri della squadra. Robur chiamata adesso ad attaccare in maniera decisiva per riallontanare San Giorgio, che in poco tempo si è riportata sotto di sole 11 lunghezze. Ci pensa come sempre lui, Federico Bozzonella, movimento senza palla che non ha eguali assolutamente in questo campionato. Va dentro, trova l'appoggio al tabellone, fallo sul tiro, dunque potenziale il gioco da tre punti per Play Guardia, miglior realizzatore potremmo dire di tutto su Federico Bozzonella. Che chiude dunque il gioco da tre punti in un momento assolutamente delicato. Poteva vedere San Giorgio prendere fiducia da questo mini break di 8-0. Tassinari che va ad allontanare Filippo Rovera con l'avambraccio, ma gli arbitri, il fallo è del numero 8 Varesino, e dunque Tassinari in lunetta. Sbaglia però il primo tiro libero. Mette il secondo, la guardia di San Giorgio che ha deciso di abbinare i colori sociali anche ai calzini. Vediamo uno arancione e uno blu. Fischiato il fallo qui a Valenti. Falli dunque di San Giorgio che aiutano, sicuramente sono un vantaggio per la Robo, che oltre a rallentare il ritmo del gioco permettono anche, in virtù del bonus, molti viaggi in lunette. Non ne approfitta però in questo frangente Sabatini, sbagliando il primo tiro libero. Uno su due, 69 Varese, 55 San Giorgio, quando il cronometro dice che mancano 2 minuti e 40 secondi. Fine della partita. Priuli cercato ancora una volta, trovato questa volta sotto
sorpresi poi difensori varesini questo frangente. Castelletta ancora costretto a pareggiare, ad allontanarsi dall'area pitturata. Bolzonella batte nell'uno contro uno proprio avversario, poi prova un tiro molto difficile, non lo trova. Infatti attenzione Tassinari, il tiro è da due ma la palla non va neanche dentro. Tassinari però che è bravissimo poi a catapultarsi sul pallone e recuperarlo, dando di nuovo opportunità a San Giorgio di farsi sotto. Priuli trova libero Nuclic sull'angolo da tre punti. Ferro, Castelletta controlla in basso. Bolzonella con calma porta sul pallone, fa benissimo Federico, dato che ma mancano un minuto e 50 secondi più 12 che può essere tranquillamente gestibile in questo poco tempo che rimane ormai da giocare. Però Priuli combatte e recupera un pallone. Tassinari parte come un razzo e va a trovare anche un potenziale gioco da tre punti, subendo il fallo da parte di Remonti. Canestro buono dunque da parte della guardia numero 0 di San Giorgio. Pasera che corre i ripari, dato che la partita purtroppo di Marco Remonti finisce, quinto fallo personale, e faccio rientro in campo dopo un bel po' di tempo Luca Moalli, chiamato a gestire le soluzioni offensive giallo-blu in questi 93 secondi rimanenti. Da segnare, vediamo se capitalizza un gioco da tre punti guadagnato. Lo fa e porta a meno 9 San Giorgio, 69-60. San Giorgio che veramente non ha giocato una gran bella partita stasera, ma sicuramente l'impegno non è mai venuto a mancare da parte degli uomini di Gandini. Qui intanto il possesso premia San Giorgio che recupera il pallone. Ottimo il raddoppio su Sabatini, che costringe lungo il Pedro alla palla a regalare un altro possesso. Poi San Giorgio che non molla veramente nulla, lotta fino all'ultimo secondo. Gorieri contro Castelletta, 1-2, palla dentro fuori con Priuli, tiro sbatte su Ferro, attenzione Moalli qui deve gestire con calma questa azione, non ha nulla da perdere Robo ad accelerare il ritmo, dato che ormai è finito anche il primo, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. 69-60, Filippo Rovera va dentro fino in fondo e va a segnare quello che quasi sicuramente è il canestro che mette i chiodi sulla bara, rubando una frase cara alla Sete stasera, a quale regaliamo un saluto, Matteo Gallo. Tassinari però lotta e si guadagna due tiri liberi. Andrea, possiamo dirlo che ormai è andata, ti vedo un po' che scuoti la testa magari in maniera scaramantica, però insomma più 11 quando mancano 40 secondi. Sicuramente scaramantica, no, è una partita che non è mai finita, nel senso che abbiamo visto che San Giorgio dal terzo quarto in poi ha provato a rientrare, Varese ha cercato di gestirla al meglio possibile, ovviamente rischiando sempre questi assalti di puro atletismo da parte di San Giorgio, che poi alla fine dei conti per ora siamo riusciti a contenere discretamente bene. Non è chiusa perché comunque abbiamo visto che in un attimo c'è la possibilità di rientrare e veramente tornare ad essere molto molto pericolosi. Diciamo più 9 è sicuramente una distanza rassicurante guardando il cronometro. Possiamo, dai, forse dirlo a questo punto, ci può stare. Attenzione, solo 4 secondi. Tassinari, bravissimo a recuperare il pallone. Si ferma ma non tira. E così la palla morirà sicuramente in mano a Sant'Ambrogio. Vediamo cosa fare, magari tenterà anche di
chiudere per quanto riguarda il vantaggio, la differenza canese. Non riesce, perché la Robur vince di 9 lunghezze, 71 a 62. Dunque derby portato a casa per la Robur. Un saluto ad Andrea Fontanella, grazie per il tuo aiuto di stasera. Niente, grazie a voi per l'opportunità, che come sempre mi fa divertire oltre che guardare la partita, quindi vi ringrazio e alla prossima. Robur dunque che porta a casa il derby con San Giorgio Alignano 71-62, sicuramente un'ottima iniezione di fiducia in vista della prossima partita contro Bergamo. Da parte di Fabio Minone è tutto, un saluto e buon basket a tutti i telespettatori di Rete 55.